e vedo troppa speculazione sul lavoro, anche nel dibattito politico. Vedo una centralità non della dignità del lavoro, ma della speculazione che si può fare sul lavoro. Di chi, peraltro, è molto evidente anche rispetto alle cose che si leggono e si ascoltano, non sa nemmeno cos'è un luogo di lavoro, non sa nemmeno cos'è una grande organizzazione sindacale. Ma quanto si ha fatto da dire rispetto alle proposte, attaccare qualcuno, parlando alla pancia delle persone, è per alcuni ormai da troppo insopportabile, troppo tempo, la cosa più semplice e più comune. Noi abbiamo bisogno, nella politica, come nel sociale, come nel rapporto tra le parti sociali, di chi ha bisogno ed è in grado di fare proposte, di confrontarsi sul merito. Come dire, di venditori ambulanti, di pentole roboanti, dove l'attacco alla persona, l'attacco alle grandi associazioni di rappresentanza, datoriali e sindacali, alle grandi rappresentanze sociali, è l'unico strumento per battere un colpo e perché qualcuno capisca che si esiste. Non se ne può più di questa cosa. In molti mi hanno detto che significato ha Di Maio, e la nostra risposta, noi abbiamo detto a Di Maio una cosa semplice semplice, l'ho detta io direttamente come CISL confederale: vieni a vedere cos'è un'organizzazione sindacale, perché non ne hai la più pallida idea. Non sai cosa significa contrattare, non sai cosa significa rappresentare bisogni, le esigenze, anche i sogni delle persone. Non sai cosa significa avere l'onore di rappresentare milioni di anziani e di anziane e di crescere in tutti i settori della rappresentanza dei lavoratori, della produzione, dall'agroalimentare attraverso la nostra grande FAI, come attraverso tutte le nostre categorie. Forse sarà meglio che inizino un po' ad annusare cosa significa il lavoro e la rappresentanza sociale, in modo da dire un po' meno sciocchezze e farci ogni tanto ascoltare qualche proposta, anche minima, anche parziale, ma che dia il sentore di conoscere minimamente cosa significa il lavoro nel nostro paese, cosa significa la sua centralità, e forse si smette di proporre fantomatici redditi di cittadinanza e ci si impegna un po' di più per la crescita e il reddito da lavoro, perché è così che si costruisce un paese. Tutto questo ci vuole un grande impegno della politica, ma anche un grande impegno delle rappresentanze sociali.